Bene amici di TechAndroid.it, benvenuti. Oggi andiamo a scoprire insieme una stazione di ricarica di Jaggery. Come possiamo vedere qui abbiamo la stazione di ricarica vera e propria, abbiamo degli adattatori, abbiamo i pannelli solari da 200 watt, questi più grandi, e pannelli solari che andremo a vedere successivamente che sono da 80 watt, ma scopriamoli subito dopo la sigla iniziale. Abbiamo montato il nostro kit che va a ricaricare la nostra stazione di ricarica della Jaggery. I pannelli solari che state vedendo sono pannelli solari da 200 watt, quindi in grado di erogare una potenza massima di 800 watt complessivi. 800 watt logicamente vengono ricaricati in condizioni di ottima luminosità, quindi principalmente nei mesi estivi. Non pensate di arrivare a una potenza di 800 watt nel caso in cui, come oggi, siamo in una giornata di ottobre. Andiamo subito a scoprire la nostra stazione di ricarica. Nella confezione, che non vi ho fatto vedere prima, c'è il cavo di ricarica. Il cavo di ricarica che è molto interessante perché, a differenza di tantissime stazioni di ricarica, è un semplicissimo cavo di ricarica con la presa classica e il connettore a 3 pin. In altre stazioni di ricarica invece è presente l'alimentatore che deve essere trasportato, si può bruciare molto facilmente. Invece Jaggery ha inserito direttamente l'alimentatore all'interno della stazione di ricarica. Sempre all'interno della confezione troviamo il connettore accendisigari per la presa della vostra automobile, quindi possiamo ricaricarlo anche mentre siamo in macchina e per utilizzarlo successivamente. Poi ci sono due adattatori che servono appunto sempre per la ricarica. Andiamo a scoprire la nostra stazione di ricarica. Nella parte frontale troviamo l'alloggiamento per il connettore che vi ho fatto vedere in precedenza, accendisigari dell'automobile, mentre sulla parte di destra troviamo una luce di cortesia, se così si può chiamare. Premendo una volta abbiamo la luminosità, una prima luminosità, premendola nuovamente aumenta l'intensità del LED presente. Nella terza modalità invece c'è il lampeggiamento, che può essere molto utile soprattutto se siamo in panne con la nostra automobile, abbiamo bisogno di segnalare la nostra presenza sulla strada. Andiamo a spegnere il nostro LED. Invece nella parte frontale troviamo il display che può essere acceso semplicemente utilizzando questo tastino qui, non so se riuscite a vederlo sullo schermo della fotocamera. Abbiamo delle informazioni come l'input, in questo caso è 223 watt con 8 pannelli, come vi ho detto arriviamo a 800 watt, adesso stiamo producendo meno di 200 watt, come potete vedere varia perché logicamente sono le 6 di sera e il sole sta calando. Abbiamo il tempo residuo per la ricarica al 100%, in questo caso è 1 ora e 8, la percentuale di ricarica della batteria che è pari al 71% in questo momento, e l'output che è 0 watt perché non abbiamo collegato assolutamente nulla nella parte frontale del nostro Jaggery. Nella parte di sinistra troviamo invece l'output della presa accendisigari. Cosa significa? Possiamo mettere un qualsiasi adattatore accendisigari in questo appunto alloggiamento per erogare energia e alimentare per esempio un accessorio per caricare la gomma della nostra automobile o altro. Si deve accendere utilizzando il pulsantino che abbiamo qui. La presa accendisigari è una 12 volt con 10 ampere di potenza massima di erogazione, quindi ricordate sempre di premere il pulsante per far funzionare questa presa. Nella parte bassa invece troviamo due alloggiamenti 220 volt, perché all'interno della nostra stazione di ricarica è presente un inverter che ha una potenza massima di 1 kW per ciascuna presa, quindi 2 kW. La cosa molto
molto interessante è che ha un boost che ci permette, nel caso in cui abbiamo bisogno di una potenza massima di 2 kW, collegare un accessorio magari da 2 kW su un'unica presa per alimentarlo completamente. Quindi possiamo sia utilizzarlo contemporaneamente che uno solo e avere una potenza massima di 2 kW. Nella parte invece di sinistra troviamo altri tastini. A cosa servono? Questo è il tasto per far funzionare l'inverter contenuto all'interno della nostra stazione di ricarica. Stazione di ricarica, non so se ve l'ho detto in precedenza, monta all'interno una batteria che secondo me sono le migliori. Sono le batterie a litio ferro fosfato che durano veramente tantissimo, tanto che la Jaggery garantisce l'utilizzo di queste batterie per ben 10 anni. Ritorniamo invece adesso sulla nostra stazione di ricarica. Tastino per accendere le due prese di ricarica e parte immediatamente le ventole poste sulla parte di sinistra e sulla parte destra. Invece qui troviamo un altro tasto che ci consente di accedere a queste altre porte di output. A cosa servono? Servono principalmente per caricare magari un Mac, uno smartphone o qualsiasi oggetto che ha sia la Type-C che l'USB classica. USB classica di tipo A, che ha una potenza massima di 18 watt come potete notare, e l'USB-C che ha una potenza massima di 1 kW, quindi è veramente veramente potente. Quindi abbiamo la Quick Charge 3.0 che ci permette di caricare qualsiasi dispositivo compatibile con tale tecnologia. Come potete vedere, in mano ho un fono che ha una potenza massima di 1 kW e 800 watt e andremo a utilizzare proprio in questo momento il boost presente sul nostro Jaggery. Una cosa importante che vi volevo dire è che questo Jaggery ha un inverter che lavora con onda pura. Cosa significa? Che utilizza la stessa onda presente all'interno delle vostre abitazioni, quindi non rischiate assolutamente di rovinare alcun tipo di elettrodomestico perché sfrutta la stessa tecnologia della rete domestica. Andiamo subito a collegarlo alla nostra presa. Come ho detto in precedenza, cioè è necessario accendere il display, accendere l'inverter, in questo caso già la spia ci indica che è acceso, e collegare il nostro fono. Eccolo qui, prima velocità, seconda velocità, primo grado di riscaldamento. Adesso passiamo a 2,5 kW del fono e subito il vostro Jaggery andrà in protezione, quindi non rischiate né di bruciare l'elettrodomestico se superate 2 kW né la batteria all'interno del vostro Jaggery. Una volta che il nostro Jaggery è andato in protezione, per sbloccarlo sarà necessario premere il tasto, quindi spegnere l'inverter, e riaccenderlo in questo modo per avere nuovamente energia erogata sul nostro accessorio. Ok, abbiamo finito la nostra recensione, finito per modo di dire, adesso la stiamo montando, quindi state vedendo cosa sto montando in questo momento utilizzando l'alimentazione della nostra stazione di ricarica. E passiamo anche a dire perché acquistare un prodotto del genere. Logicamente un prodotto del genere è soprattutto consigliato per chi ama viaggiare, chi ha magari un camper, a chi piace l'aria aperta e ha bisogno contemporaneamente di lavorare o fare altre operazioni. E passiamo ai prezzi. I prezzi, stiamo parlando di un prodotto che sicuramente ha un prezzo molto elevato. Solamente la batteria all'incirca, anche se non la trovate singolarmente, stiamo sui 1.100 euro. Si riesce ad acquistare a una cifra di all'incirca di 1.700-1.800 euro con questi pannelli che sono solamente da 80 watt, quindi due pannelli da 80 watt che producono un'alimentazione massima di 160 watt e possono essere collegati
collegati in serie. Invece, se volete una cosa più avanzata come quella che abbiamo visto durante la recensione, quindi i quattro pannelli da 200 watt, stiamo su una cifra che è all'incirca sui 4.000 euro, quindi una cifra molto elevata. Però pensateci bene, perché sì, è vero che spendiamo 4.000 euro per una cosa del genere, però abbiamo un'alimentazione praticamente gratuita e illimitata, quindi una batteria che dura 10 anni, quindi andiamo ad ammortizzare il prezzo di 4.000 euro in 10 anni, stiamo parlando di una cifra veramente irrisoria per avere un kit davvero completo. Che dire, se l'acquisterei o meno? L'acquisterei soprattutto perché stiamo vivendo un momento in cui si sta parlando di razionamento energetico. Questa quindi ci può essere utile magari quest'inverno per alimentare una, come avete visto, una lavatrice, un frigorifero, magari non far scongelare ciò che è all'interno del frigorifero. Non l'acquisterei se non ho un utilizzo del genere, se magari non mi piace l'aria aperta, quindi non vado ad utilizzare un dispositivo del genere per viaggiare, perché sarebbero soldi, magari lo prendete, lo buttate in cantina, non lo utilizzate, sono 4.000 euro buttati. Per il resto è uno dei migliori stazioni di ricarica che ho testato in questo periodo e la consiglio vivamente. Ah, se vi è piaciuto il video logicamente lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Se avete domande, dubbi, incertezze, qualsiasi cosa e volete sapere qualche chicca in più appunto su queste stazioni di ricarica che stanno andando tantissimo, lasciateci un bel commento. Grazie a tutti per averci seguito.